che cosa succede se mangio McDonald's per 24 ore. Questo non sarà il solito video dove la gente si abbuffa, ma voglio vedere cosa succede al mio corpo se provo a rispettare le calorie che mi sono calcolato per perdere peso. Ok, allora partiamo dalla condizione fisica e dal peso. Adesso sono le 10:42 della mattina, la condizione fisica è questa. Ok, allora, il peso è 89,75 e io sono alto 1,87 m. La cosa che voglio fare in questo video è cercare di rimanere a dieta, cioè o perlomeno di rispettare le mie 2000 calorie mangiando tutto il giorno il McDonald's. E questo lo so perché in base al mio stile di vita, al numero di allenamenti eccetera eccetera, ho calcolato che in questo momento per perdere peso ho bisogno di circa 2000 calorie. Naturalmente per me sarà difficile andare a rispettare proteine, carboidrati e grassi, ma cercherò di rispettare il punto più importante in un percorso di dimagrimento, ovvero quante calorie mangio. Allora, devo capire però quante calorie un panino, perché vi giuro che non ho idea. Penso che siamo sulle 500, 600 forse. Tipo, di solito io prendo il My Selection DOP e pancetta. 919 calorie. Allora, se devo mangiarne 2000, sono fortunato perché ieri sono tornato a casa tardi. Questa mattina mi sono svegliato, ho bevuto la Monster e ho saltato la colazione. Quindi voglio cercare di fare almeno due pasti, uno da 1000 e un secondo, una cena da 1000. No, cioè con 900 calorie è impossibile, non ce la faccio, questo panino è troppo calorico. Voglio cercare comunque, ecco, di fare un pasto diciamo completo, cioè non di prendermi l'hamburger quello super sottile, il cheese quello super sottile, ma di fare come, insomma, di rispettare le 1000 calorie, però di godermela anche un pochino. La prima cosa importante da capire però è la qualità degli alimenti. Naturalmente mangiare 2000 calorie di cibo sano, mangiare 2000 calorie di McDonald's non sono la stessa cosa. Però voglio farvi capire che probabilmente è anche possibile riuscire a perdere peso, ma sono molti di più gli svantaggi rispetto ai vantaggi. Ok, mi è venuta fame, basta, non ce la faccio più. Perché ieri comunque avevo un'idea delle calorie, però non pensavo che 900, cioè non pensavo che 900 calorie, un panino semplice, no, no. Cioè semplice, vabbè, è il più grosso che hanno, però. Big Mac. No, queste sono grandi. No, 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 vuoi, stacca, stacca. Media, perfetto. Ciao, buon lavoro. C'ho una fame impressionante. Comunque praticamente nei menu quelli del McDonald's non puoi mettere le patatine piccole. Quindi io ero convinto che potevo mettere quelle piccole per prendere un pochino più grande, invece no. Quindi ho preso Big Mac più le patatine medie più la Coca-Cola media e sono praticamente a un po' meno di 1000 calorie. Naturalmente la Coca-Cola è zero. Basta, inizio perché ho una fame assurda. Patatine finite. Qua mi sporco tutto, sicuro che mi sporco. No, ma io faccio così. Mangio dentro, troppo intelligente. Ma perché mi perché mi sporco sempre? Comunque ste cannucce di carta, adesso posso capire. No, ma ha senso per le cose, ma fa un po' più schifo. Cioè non tiro su niente. I cibi del McDonald's sono molto densi a livello calorico. E partendo dal presupposto che ho anche saltato la colazione, quindi ero abbastanza facilitato. Però il secondo problema è questo: cioè, essendo cibi ad alta densità calorica, praticamente hanno poco volume, quindi è tutto concentrato lì. E il nostro stomaco ci mette meno a digerirli a parità di calorie. Di conseguenza, ma mangiare, che ne so, verdure e cose così ti permettono di saziarti un po' di più, o perlomeno di sentire la fame più in là nel tempo, e di conseguenza diventa un po' più facile andare a sostenere una dieta con quel tipo di alimenti lì rispetto a mangiare McDonald's ogni giorno. Comunque le 2000 calorie potrebbe essere anche interessante per chi non fa palestra, perché le 2000 calorie sono il valore di riferimento di un adulto medio. Quindi anche se non fate palestra, quello che viene consigliato dalla scienza è assumere 2000 calorie. Quindi potrebbe essere utile anche per chi non fa palestra. Comunque mi sa che è venuto il momento di tagliarsi i capelli, sembra un porcospino. E poi allenamento insieme, e così vedo anche se mi sento più stanco, più forte. Insomma, è qualche informazione per quanto riguarda anche l'allenamento. Allora, i capelli li ho tagliati, sono le 6:15. Ho una fame incredibile. Ora guardo la partita, poi mi alleno. Quindi ci sono praticamente, ho pranzato per le 12, però avevo strafame. E quindi ho fatto il pranzo da 1000 calorie alle 12. Ora guardo la partita, mi alleno, finirò di allenarmi alle 10, andrò a mangiare. Aggiornamenti a breve. Anzi, mi sa che il prossimo, mi sa che la prossima clip sarà già io che mi alleno. Allenamento finito, ora direzione Mac, sono quasi le 10. Ho fatto un calcolo così preciso delle calorie che penso che neanche alla NASA fanno dei calcoli così precisi. Ciao, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
Allora, mangio, che ho strafame. Comunque, ho fatto il calcolo delle calorie. Ho preso il My Selection Asiago Chicken Dop, le solite patatine e la Coca-Cola Zero. E in tutto questo ho aggiunto anche il sundae al fior di latte, in modo che proprio le calorie sono perfette. Comunque adesso mangio, è una fame assurda. Comunque stra più buono My Chicken Selection Dop Chicken rispetto al Big Mac. Secondo me molto più buono questo. Il sundae. Questo qua dovrebbe essere circa 150 calorie. Difficile, eh? Secondo me sono un po' di più. Però non voglio giudicare. Bene, ora scappo che devo anche uscire. E domani ci vediamo per il resoconto. Buonanotte. Ok, il giorno dopo, e ci tenevo a dire una cosa importante. Voglio che questo video sia sia di intrattenimento, ma anche che vi permetta di imparare un qualcosa. È possibile perdere peso da un giorno all'altro mangiando al Mac? Sì. Quel peso è grasso, il più delle volte no. Questo perché? Per perdere grasso ci vuole tempo. Se andate al McDonald's e andate e perdete mezzo chilo da un giorno all'altro, non è grasso, perché nel primo periodo si vanno a perdere liquidi e cose che non mi interessano. Nel lungo periodo si va a perdere grasso, ed è per quello che le diete non possono durare una o due settimane, ma devono durare tanto tempo. Io, ad esempio, che sono a dieta da più di un mese, è possibile che ho perso grasso anche mangiando al Mac rispettando le 2000 calorie? È possibile. Detto questo, è insostenibile tutto, perché me ne sono reso conto, le calorie sono troppo dense, ho saltato la colazione, ho saltato lo spuntino di metà pomeriggio, non ce l'avrei fatta con quattro pasti normali, o perlomeno ce la si può fare, ma sono veramente pasti così piccoli che non ti occupano tanto volume, come detto ieri, all'interno dello stomaco, e di conseguenza avevo sempre fame. Comunque adesso non mi trattengo troppo, vado giù, perché voglio vedere qual è il resoconto finale, condizione fisica e peso. Ok, sono passate esattamente 24 ore da quando mi sono usato il primo giorno, ora bilancia e pesiamoci. E questa è la condizione fisica, quindi non sono cambiato tantissimo rispetto a ieri, secondo me adesso dovrò paragonare le foto, però ho anche perso praticamente quasi mezzo chilo. E basta. Ciao raga.